Buonasera ragazze, questa sera video tutorial, primissimo tutorial in collaborazione con la Bead Park. Allora, la Bead Park, ve ne ho già parlato anche nel tutorial dell'unboxing, è un sito, suppongo cinese, giapponese, dove potete trovare tantissimissimissimi materiali e molti di questi sono anche di ottima qualità. Allora, questa sera andremo a realizzare il compagno di questo orecchino e in questo orecchino io andrò ad utilizzare la coppetta a perno per rivoli da 14 mm, appunto presa sul sito della Bead Park, e anche le farfalline in acciaio con la gommina in silicone, che comunque tengono molto bene perché, se vedete, vanno a aderire proprio abbastanza ampiamente all'orecchino. Benissimo, allora queste sono le coppette che vi dicevo per i rivoli. Questo è il loro codice, ma intanto poi vi metterò comunque il link diretto sia del negozio sia dei prodotti che io questa sera utilizzerò per il tutorial. E questo è il codice delle farfalline con il silicone. Allora, benissimo, procediamo con elencare i materiali. Ovviamente vi serviranno due coppette, due farfalline, vi serviranno due rivoli da 14 che io mi sono portata avanti e sono andata ad incastonare, scusate, ad incollare nel castone, e per incollarle ho utilizzato questa colla qui con cui mi trovo da Dio. È trasparente quando si asciuga e quindi non dà nessunissimo problema. Mi raccomando, mettetene un goccino in più al centro, perché comunque il rivoli da 14 non arriva perfettamente in fondo, ma come vedete, una volta che aderisce è perfetto. Poi ci serviranno due colorazioni di Rocail 110, due colorazioni di Rocail 150, ci serviranno dei mezzi cristalli da 3 mm, delle Gem Duo, a dir la verità ce ne serviranno solamente 3, ci serviranno due chevron, una per orecchino, e nel mio caso sono andata ad utilizzare queste mini goccine, sono le drop piccoline. Voi mettete quello che più vi piace, se vi piacciono delle goccine o avete in casa delle goccine un po' più grandi, l'importante è che siano quelle che hanno il foro orizzontale e non quello passante. Niente, questo è tutto. Poi vi serviranno ovviamente filo da tessitura, che io in questo caso sto utilizzando il Miyuki, e un ago numero 12, perché a volte dovremo ripassare più volte all'interno delle 15-0 e quindi serve un ago piccolino. Allora, per incastonare il rivoli, io praticamente ho utilizzato la tecnica di incastonatura RAW, quindi andremo a prendere 4 Rocail 110 dei due colori alternate, quindi in questo modo. Quindi dicevamo, prendiamo sul lago 4 Rocail 110 con i colori alternati in questo modo. Ok, scusate per le mie mani se vedete taglietti, tagliettini, macchiuzze varie, ma col lavoro che faccio purtroppo non ho mani perfette. Facciamo un paio di nodini in questo modo. Ok,
E ci andiamo a portare ad uscire. Praticamente a noi serve che rimangano sul lato interno le rocaille, quelle trasparenti. E quindi andiamo a lavorare in questo modo. Ci portiamo ad uscire da questa rocaille verde. Quindi nel lato opposto di dove abbiamo la codina del nostro filo, in questo modo. Adesso prendiamo sul lago 1, 2 e 3 rocaille, due trasparenti e una verde, in questo modo. Ci andiamo a reinserire nella stessa rocaille da cui stiamo uscendo. Scusate, mi è scappato il lavoro. Quindi stiamo uscendo dalla rocaille verde centrale, ci reinseriamo nella trasparente laterale e di nuovo nella verde di punta. E praticamente siamo andate a formare queste sorte di crocettine da cui prende proprio il nome, la tecnica di incastonatura. Allora, questa cosa dobbiamo andarla a fare per, adesso vi dico il numero esatto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 volte e poi andremo a fare la seconda linea, quindi la facciamo ancora una volta insieme, una trasparente, una verde, una trasparente. Ci reinseriamo nel lato opposto dalla rocaille da cui stiamo uscendo. Tiriamo il nostro filo tenendo fermo il lavoro, se no ci scappa tutto. In questo modo ci reinseriamo nella trasparente laterale e ci portiamo ad uscire di nuovo dalla verde di punta in questo modo qua e lo facciamo praticamente per 13 volte. Allora, eccoci qua, abbiamo fatto le nostre 13 crocettine e in questo momento ci troviamo ad uscire dalla verde di punta. Passiamo attraverso la trasparente sul lato in questo modo e andiamo in pratica ad eseguire una seconda linea di crocettine. Quindi carichiamo sul lago una verde, una trasparente e una verde in questo modo e rientriamo nella stessa rocaille da cui stiamo uscendo dal lato opposto. Praticamente si andrà a formare questa. Ora entriamo anche nella rocaille, questa qui verde del lato, in questo modo. Carichiamo sul lago questa volta una trasparente e una verde. Noi stiamo uscendo qui sul lato, ci andiamo ad inserire nella rocaille trasparente, praticamente. Questo è il lato del lavoro. Ci dobbiamo inserire in questa rocaille. Tiriamo il filo senza andarci a ingarbugliare. Rientriamo anche in questa rocaille verde laterale da dove siamo praticamente partite nella trasparente, nella verde e nell'altra trasparente della riga precedente, quindi in queste tre rocaille in questo modo. E tiriamo il filo. In pratica,
siamo andati ad iniziare la nostra seconda linea di crocettine in questo modo. Aspettate che mi sa che e praticamente continuiamo in questo modo. Quindi una volta dovremo inserire prima la trasparente e poi la verde, la volta dopo la verde e poi la trasparente. In questo caso prendiamo la verde e la trasparente, stiamo uscendo dalla trasparente qui sotto, ci andiamo a inserire nella verde, nella trasparente, scusate, ero fuori camera, dicevo, ci andiamo a inserire in questa verde, in questa trasparente da dove stiamo uscendo col filo, tiriamo e ci portiamo di nuovo ad uscire dalla verde laterale in questo modo e tiriamo il nostro filo. Ora di nuovo andremo a prendere una trasparente e una verde, stiamo uscendo qui in alto, ci andiamo a inserire dal basso verso l'alto in questa trasparente, rientriamo nella verde qui di lato, nella trasparente qui in alto, nella verde laterale e nella trasparente qui sotto in questo modo. E continuiamo ad andare avanti a formare la nostra seconda linea di 13 crocette. Allora, una volta terminato anche il secondo giro, ci troveremo in questa situazione. Allora, noi stiamo uscendo da questa perlina centrale, ci andiamo ad inserire in questa verde, prendiamo una rocaille trasparente. Prendiamo l'altra estremità del nostro lavoro in questo modo e aspettate che vado a tagliare via la codina così non ci confondiamo. Ci dobbiamo andare a inserire dall'alto verso il basso in questa rocaille in questo modo. Poi prendiamo un'altra rocaille trasparente. E questa volta cioè dal basso verso l'alto ci andiamo ad inserire in quella da cui siamo partiti e tiriamo il nostro filo. Si sarà andata a formare la crocettina che va a chiudere in parte il nostro lavoro. Ora rientriamo in tutte e tre queste perline nella centrale che abbiamo appena messo e nell'altra verde laterale qui sotto in questo modo. Andiamo a prendere un'altra trasparente dal basso verso l'alto, ci andiamo ad inserire in questa rocaille, passiamo attraverso la trasparente centrale che abbiamo inserito prima. Tiriamo il filo, ripassiamo all'interno di questa verde, ci giriamo il lavoro qui sul lato così, ripassiamo anche all'interno di questa e ci portiamo praticamente ad uscire seguendo sempre le linee di cucitura. Quindi attraversiamo qualche perlina e ci portiamo ad uscire su questo lato del lavoro da una rocaille trasparente in questo modo. Ok, allora adesso prendiamo le 15-0, in questo caso io utilizzerò quelle verdi. E non faccio nient'altro che da questa rocaille 11.0
vado a inserirmi nella 11.0 successiva, prendo un'altra 15.0 verde e mi inserisco nella 11.0 successiva e faccio questo per tutto il giro. Quando sto inserendo l'ultima 15.0, mi inserisco nella 15.0 e cioè nella 11.0 e nella 15.0 subito dopo, in maniera da portarci ad essere pronte per il secondo giro. Ok, adesso facciamo un secondo giro dove semplicemente andiamo a prendere una 15.0 e ci inseriamo nella 15.0 successiva. Quest'ultimo giro di 15.0, mi raccomando, stringiamolo bene. Quindi non faccio altro che prendere una 15.0 e inserirmi nella 15.0 successiva e faccio questo per tutto il giro. Allora, una volta terminato il secondo giro, dobbiamo praticamente inserire la nostra coppetta con il rivoli. Praticamente il perno uscirà dalla parte dove noi abbiamo fatto i due giri di 15.0. Vi avviso, l'incastonatura in questo modo è un po' giusta, quindi dovrete armarvi un po' di santa pazienza per riuscire ad infilare la coppetta. Solo che se facevo un giro cioè una crocettina in più, rimaneva poi troppo larga. Però vedete voi, al massimo, invece di utilizzare le Miuki come sto facendo io, se lo facete con, se, sì, se lo facete, che è italiano, se lo fate con le Toho, sicuramente non avrete di questo problema. Con le Miuki rimane molto molto giusta. Ok, adesso in pratica ci portiamo, facciamo un giro di rinforzo in quest'ultimo giro di 15.0 che abbiamo fatto sul retro. E poi, attraversando le perline, sempre seguendo il senso della cucitura, ci portiamo ad uscire su da una di queste 11.0 trasparenti qui sul lato frontale. Allora, eccoci qua, mi sono portata ad uscire da una delle trasparenti sul lato frontale e in pratica vado a fare un giro di 15.0, in pratica inserendo una 15.0 sempre del colore verde nel mio caso, tra una 11.0 e l'altra, e cerco di tirare, di accompagnare praticamente all'interno, verso il rivoli, l'incastonatura in questo modo. Faccio tutto il giro, faccio un bel giro di rinforzo e poi mi porto ad uscire da una di queste rocaille centrali, sempre trasparente. Ci vediamo dopo. Allora, come vi dicevo, mi sono portata ad uscire da una di queste rocaille trasparenti della fila centrale e ora prendo sul lago una 15.0, una 11.0 verde e un'altra 15.0 in questo modo e mi inserisco nella rocaille 11.0 successiva, in modo da andare a formare questo piccolo picot. E in pratica faccio questo inserimento per tutto il giro, quindi di nuovo una 15, una 11, una 15. Sto uscendo da questa 11.0, questa qui sul bordo, e mi vado ad inserire nella 15, nella 11.0 successiva in questo modo. E vado a fare tutti i miei bei picottini tra le 11.0. Allora, dicevamo, una volta fatti tutti i nostri picottini, ci portiamo ad uscire dalla punta di uno di questi e andiamo a caricare un mezzo cristallo da 3 mm e ci inseriamo nella punta del picot successivo. Mi è partito anche tutto in questo modo. Ok,
un altro mezzo cristallo da 3 mm e ci inseriamo nel picot successivo. Andiamo ad inserire praticamente 3, 6, 9, 11 mezzi cristalli e poi proseguiamo con l'altro passaggio. Allora, una volta inseriti 11 mezzi cristalli, ci rimarranno questi spazi vuoti. Allora, dobbiamo prendere una gem duo dai fori alti e inserirci nella rocaille successiva. Adesso da qui dobbiamo prendere una 110 di quelle chiare, la chevron in questo senso e una gem duo in questo modo, che si vadano praticamente ad incastrare così con la bombatura in alto. Le accompagniamo alla fine del filo in questo modo e poi andiamo a mettere, allora, una, due, una, due, 15-0 verdi, una 11-0 trasparente e altre due 15-0 verdi in questo modo e rientriamo nell'altro foro della gem duo e della chevron in questo modo. Tiriamo il filo, prendiamo una 110 trasparente e ci inseriamo dall'interno verso l'esterno in questa 110. E tiriamo il filo. Praticamente si andranno a posizionare in questo modo. Tiriamo bene il filo e rimarranno così. Tanto poi dopo dovremo ripassare nella lavorazione un po' di volte, quindi si andrà a sistemare tutto per benino. Ora prendiamo un'altra gem duo, sempre che rimanga la bombatura rivolta verso l'alto, e ci inseriamo nella 110 successiva. In questo modo, quindi tirando bene il filo, la situazione è questa. Allora, io adesso sto uscendo da questo mezzo cristallo e vado a farmi un giro di rinforzo fino a quando arriverò nel mezzo cristallo praticamente che precede la prima gem duo. Allora, siamo qui. E prendo 3 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nell'altro foro della gem duo in questo modo. Poi prendo un mezzo cristallo da 3 mm e 1, 2, 3 e 4 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nell'archetto di perline che c'è sotto la gem duo, lo attraverso e faccio la stessa sequenza al contrario, quindi 4 rocaille 15-0, un mezzo cristallo da 3 mm, mi inserisco nella gem duo in questo modo e prendo altre 3 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nel mezzo cristallo in questo modo e fino a qui ci siamo.
Adesso stiamo uscendo da questo mezzo cristallo e dobbiamo praticamente passare con le perline fino tra le perline fino a quando arriviamo a questa rocaille. Allora, arrivati ad uscire da questa rocaille, prendiamo un'altra 11.0 e ci andiamo a inserire nelle 15.0 qui di fianco, quelle sotto il mezzo cristallo praticamente. E quindi andiamo a tapparci questo buchino. Ora stiamo uscendo da queste 15.0, prendiamo 3 15.0 e ci andiamo ad inserire nel mezzo cristallo. In questo modo si viene a formare praticamente questa sorta di archettino qui sulla punta della Gem Duo. Adesso andiamo a fare il primo inserimento della goccia. Allora, ci serviranno le 15.0 del secondo colore e ne andiamo ad inserire sul lago 5. Una, due, e 5. Poi prendiamo la nostra goccina e inseriamo sul lago altre 3 rocaille 15.0, sempre color oro. In questo modo praticamente 5 goccina e 3. Adesso ci portiamo bene intorno al filo qui vicino al mezzo cristallo, saltiamo 3 rocaille 15.0, quindi saltiamo queste 3 e ci andiamo ad inserire nelle altre 2. In questo modo tiriamo bene 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 il nostro filo, lo teniamo tirato e ci andiamo ad inserire in tutte le 15.0 successive, quindi quelle che fanno l'archetto sotto la chevron e la gem duo centrali. In questo modo ci portiamo ad uscire dalla 11.0 qui al centro. In questo modo, allora, queste qui non devono rimanere troppo tirate perché altrimenti sparano un po' troppo all'infuori, quindi regolate voi la tensionatura del filo. In queste centrali prendiamo 3 rocaille 15.0 dorate, una goccina e altre 3 rocaille 15.0 dorate. Stiamo uscendo da questa parte della 11.0, ci rinseriamo nella stessa rocaille dal lato opposto, in questo modo, e ripassiamo una volta all'interno di tutte le perline appena inserite, quindi le 3 15.0, la goccina, in questo modo rientriamo nella goccina. Rientriamo nelle altre 3 15.0 e nella 11. Quindi praticamente ci facciamo semplicemente un giro di ripasso. In questo modo. Adesso ci portiamo praticamente ad uscire dalla 15.0 che precede il mezzo cristallo, quindi qui, e andiamo ad inserire l'altra nostra
goccina laterale. Quindi prendiamo di nuovo 5 rocaille 15 0 dorate, la goccina, altre 3 rocaille 15 0 dorate in questo modo. Portiamo tutto qui vicino, saltiamo queste 3 rocaille e entriamo solo in queste due e nel mezzo cristallo. In questo modo posizionate meglio possibile le goccine. Prendiamo 3 rocaille 15 0 di quelle verdi in questo caso, ci andiamo ad inserire in queste 3 rocaille sul bordo della gem 2 e da qui prendiamo una 11 0 verde e ci andiamo ad inserire in questa 11 0 questa qui che c'è tra il mezzo cristallo e la gem 2 e andiamo a tappare anche questo buchino e praticamente il nostro orecchino è pronto. Queste goccine laterali sparano un po' verso l'esterno. Ora mi faccio praticamente solo qualche giro di dispersione, faccio il nodino e l'orecchino è pronto. Ed eccoci qua. I nostri orecchini sono terminati. Spero che questo progetto vi piaccia. Spero di vederlo replicato. La chiusura sul retro rimane così, quindi non c'è pericolo comunque che il rivoli scappi da qualche parte perché con queste coppette rimane perfetto. Io vi lascerò sotto nell'info box il link diretto al sito della Bit Park e il link diretto dei prodotti dei loro prodotti utilizzati. Spero di veder replicato il progetto, spero di vedere commenti, critiche, consigli, giudizi vari. E niente, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, cliccate la campanellina così rimarrete sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi video. Io intanto vi mando un abbraccio grande e al prossimo tutorial. Ciao a tutti!